È un atto morale di riconoscenza scrivere oggi degli Appennini. Queste sono le parole di Federico Pagliai, ancora una volta presidente di Lettera Appenninica. Ma ci siamo trovati davanti a un bivio. Dopo la fine del mandato del presidente precedente, ci siamo ritrovati, ci siamo un po' guardati negli occhi e abbiamo detto: cosa si fa? E la prima domanda che ci siamo posti è: questa idea, questo ideale è sempre valido, può sempre dire qualcosa, c'è bisogno di un cambiamento? E niente, confrontandoci un pochino abbiamo deciso che questa idea è sempre attuale, sempre valida, ed è sempre valida al momento storico in cui le terre alte, le montagne, secondo noi siamo in un momento abbastanza epocale, perché ma sono tanti i segni che ci danno questa dimensione. Basti pensare, siamo a metà marzo, non c'è più una casa in affitto per l'agosto, per Serpelludo e anche per settembre. Quindi vuol dire che la montagna è tornata sotto gli interessi, e Lettera Appenninica, al di là di questa parentesi più legata al turismo che altro, vuole esserci in questo periodo, vuole esserci per raccontare non tanto il passato quanto il presente, e vuole esserci sotto forma di verismo, cioè raccontare la montagna per quella che è. Allora, Lettera Appenninica non è sicuramente come la Val d'Aosta, che nella loro giunta regionale non c'è neanche una donna. No, Lettera Appenninica, direi che siamo la maggioranza le donne, siamo in questo momento una bella forza di energie, che ognuna di noi mette qualcosa di quello che ha, del proprio vissuto, dei propri interessi, delle passioni, in primis quella della letteratura, e vedere cosa c'è, cosa gira intorno a questo mondo e quello che le donne stanno dando. Quest'anno nella nostra rassegna, infatti, che si chiamerà Una montagna di donne, le donne saranno scrittrici, saranno le pastore, saranno protagoniste, le camminatrici della montagna. Abbiamo tanti ospiti interessanti e sono quasi tutte donne.